Solo spazio di André, l'abbiamo anche recentemente ribattezzato con una delibera, che è vestito di un nuovo vestito. Ciò che conta naturalmente non è l'estetica, anche se la potete vedere è in qualche modo migliorata. Ciò che conta è tutto quanto è stato fatto in 18 mesi per rendere questo spazio più sicuro, più stabile, più accogliente e più attrezzato. Il finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in seguito al primo bando 6.000 campanili ci consegna un auditorium molto migliorato, rinsaldato nelle strutture portanti, rispondente a tutte le norme di sicurezza e antincendio, climatizzato e dunque utilizzabile in ogni stagione, dotato di belle poltrone, l'abbiamo detto, che portano a 232 i posti a sedere, mentre quelli in piedi, quando si tolgono le poltrone, si può fare, saranno 345, integrato da nuovi locali che potrete vedere qui alla mia sinistra, una saletta per riunioni e laboratori e un magazzino di supporto, avvolto da una copertura a vela che tende a dare coerenza e protezione a tutto il complesso. Questa sera vedrete Spazio De André in una versione, per così dire, sobria, quasi monacale. Non ci sono molti fronzoli. In futuro però vogliamo continuare ad attrezzarlo e ad abbellirlo. Già quest'estate lo coloriamo con un ciclo di murales di cui potete già vedere il primo quadro, qui dietro al bar, un'opera molto bella. E questa è un'iniziativa che continuerà con il Festival La Voce del Corpo per tutta l'estate. E se avremo idee e risorse, in futuro ci metteremo dentro lo spazio, attorno allo spazio, anche nel parco, altri impianti, altre luci, altri segni. Il mondo intorno cambia di continuo, gli spazi per la cultura e per la socialità, se vitali, non possono permettersi di non cambiare.